Allora, grazie Presidente. Come sapete, ogni volta che noi portiamo in aula, diciamo, provvedimenti di questo genere, siamo da una parte orgogliosi, emozionati, contenti e sappiamo che questa amministrazione sta compiendo veramente qualcosa che in passato non era mai stata fatta. Mai le amministrazioni precedenti avevano vigilato sulle convenzioni dei piani di zona. Non è un caso, infatti, che noi dal primo momento abbiamo presentato atti, abbiamo anche chiesto l'istituzione di una commissione d'indagine. Quindi tutte le delibere che si stanno portando via via in aula sono sicuramente il frutto di un lavoro che abbiamo messo in piedi a partire dal 2016. Su questo quindi voglio innanzitutto ringraziare l'assessore Montuori con tutto il suo staff, tutti gli uffici del Dipartimento Urbanistica. In primo luogo vorrei ringraziare la direttrice, l'architetto Cinzia Esposito, che non ci ha mai fatto mancare il suo supporto, l'avvocatura, perché quello che è stato detto da chi mi ha preceduto è che effettivamente si tratta di atti molto complessi. Complessi perché ogni piano di zona ha la sua casistica, quindi in un caso o nell'altro si procede alle revoche, agli annullamenti, bisogna capire qual è il caso specifico, bisogna capire bene anche come procedere per non incorrere poi in ricorsi, ovviamente. Quindi è un lavoro duro, è un lavoro meticoloso e per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che veramente dedicano tantissimo tempo per arrivare con queste delibere importanti in aula, che per noi sono fondamentali perché costituiscono una parte importantissima del nostro programma elettorale, che ci sentiamo veramente fieri e orgogliosi di riuscire a portare avanti nonostante le enormi difficoltà. E infatti quello che voglio sottolineare innanzitutto è, come diceva qualcuno, non ci arriviamo sempre di corsa all'ultimo sull'onda dell'urgenza, perché all'interno della delibera voi potete leggere tutti i passaggi che sono stati fatti prima di arrivare a questa delibera, gli avvii dei procedimenti, perché bisogna dare anche la possibilità agli altri di opporsi, di fare osservazioni, quindi non è che si può arrivare in aula subito con queste delibere. E lo sanno bene i cittadini che seguono questa attività nostra dal punto di vista politico, ma anche degli uffici giorno per giorno, minuto per minuto. Molti di loro vivono al Dipartimento Urbanistica, mi sento di dire. E forse sanno che questa volta c'è un'amministrazione che li ascolta, sta loro vicino e nonostante le difficoltà non demorde, non molla. E cerca di andare avanti. Io capisco le perplessità anche delle opposizioni, infatti, se ricordate, io stessa nelle precedenti occasioni ho presentato degli ordini del giorno rivolti all'avvocatura, rivolti alle altre strutture capitoline, in particolar modo al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, perché ho detto sempre che questa delibera che noi votiamo in aula è soltanto il primo passo verso un percorso purtroppo che deve prevedere ancora tanti altri passaggi, perché gli effettivi titolari, proprietari di quelle case possano rientrare appieno in possesso delle loro abitazioni. Quindi io ancora una volta chiedo in questo caso all'assessora Castiglione, che è qui presente anche se è impegnata a parlare con altri consiglieri, però il tema è sicuramente di indubbia importanza, quindi richiederei la sua attenzione. Non so, Presidente, se vuole. Colleghi, vi prego di prendere posto in modo tale che possiamo ascoltare tutti. Grazie. Essendo una discussione importante, mi rivolgo anche, diciamo, all'assessore Castiglione, proprio perché, come ha fatto già chi mi ha preceduto, sappiamo benissimo che l'azione non si ferma con il voto della delibera in aula. Vanno fatte le trascrizioni delle delibere, già questo è stato un passo lungo da portare a nostro favore, cioè quello di poter trascrivere l'atto della delibera stessa, poi l'immissione in possesso,
da parte del Comune di Roma e fino ad arrivare a quella che è poi la riassegnazione alle persone che vivono all'interno di questi appartamenti delle loro case. Talmente è stata la nostra richiesta, quindi con ordini del giorno nelle sessioni precedenti in cui abbiamo votato atti di questo tipo, che ora anche il segretariato cita queste attività successive nel suo parere, e noi di questo siamo contenti e fa parte proprio anche del corpo della delibera, perché questo mi preme sottolinearlo, per noi è stato anche difficile far capire agli uffici che i piani di zona non sono solo una questione di carattere urbanistico, lo sono per quanto riguarda la pianificazione, per quanto riguarda la realizzazione delle opere, ma quando portiamo in aula una delibera di questo tipo, di declaratoria di decadenza, poi il Comune di Roma diventa proprietario di questi immobili e quindi li deve gestire e deve anche avere dei rapporti con le persone che ci stanno dentro, e questo deve essere un compito, diciamo una competenza che questa amministrazione deve riassegnare a qualcuna delle sue strutture, proprio perché fino ad ora queste attività non erano mai state fatte, non erano mai state svolte da nessuno. Quindi concordo con i colleghi, ma proprio perché stiamo aprendo una strada nuova, stiamo percorrendo un solco che apriamo noi, ci troviamo di fronte a queste difficoltà che però stiamo cercando in tutti i modi di dare una risposta, possibilmente in tempi brevi, perché quello che ci sta più a cuore è che queste persone ritornino nel più breve tempo possibile in possesso delle loro abitazioni. Quindi io chiudo qui la mia discussione, vorrei di nuovo ringraziare tutti e, se me lo consente, vorrei ringraziare anche i cittadini, perché l'ho fatto anche tutte le altre volte. Senza la loro tenacia probabilmente noi non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati. Sono loro che ci hanno aiutato fornendoci la documentazione e forse anche indicandoci la strada giusta. Grazie.